Ciao a tutti, io oggi nuovo cosa mangi in un giorno in versione post Natale, quindi vacanze finite, immagino che anche voi vi siete dati da fare a Natale. Io come tutte le feste, come tutti gli anni, non mi fisso troppo, mi rilasso e mangio parecchio, però finite le feste c'è bisogno un attimo di rientrare in carreggiata, quindi avevo assolutamente bisogno, proprio il mio corpo me lo chiedeva, di una giornata che sicuramente tutta la settimana, il mese andrà così, proprio più leggera, con tante verdure, tanta frutta, quindi è una versione molto detox e vi faccio subito vedere che cosa ho mangiato. Per colazione ho fatto questo porridge alle fragole con sopra tanti semi di chia e questa bellissima mela rossa. Guardate che spettacolo l'interno. Il porridge l'ho fatto cuocere con il latte di mandorla e dentro ha già lo sciroppo d'agave, quindi non ho aggiunto altri zuccheri. Vado a mettere in un pentolino 3 cucchiai circa di fiocchi d'avena, questa è la mia dose. E vado adesso a coprire con il latte, mescolo e aggiungo qualche pezzetto di fragole. Queste ce l'avevo in congelatore, le ho fatte scongelare qualche secondo al microonde, adesso le farò finire di cuocere nel porridge. Il nostro porridge è pronto dopo che bolle qualche minuto e vedete si addensa, potete toglierlo dal fuoco. Ed è carinissimo, ho preso anche questo colore un po' rosato con tutti quanti i pezzetti di fragoline. Lo completo con qualche pezzetto di mela e guardate che carina questa mela. È rossa, oggi proprio una colazione pink, molto femminile, guardate che bella. Questa l'abbiamo presa da Frutta Web. Dai, è troppo carina. E completo con un pochino di semi di chia. Adesso mi si sono tutti appiccicati alle dita perché me le ero bagnate un po' con la mela. Per pranzo ho fatto un couscous con tantissime verdure. Facciamo una bella padellata di verdure. Metto insieme un pochino di cose, ne vado a mettere il edamame. Aggiungo un pochino di fagiolini, questi erano i fagiolini dell'orto che Federica aveva tagliato e congelato. E aggiungo anche un pochino di verdure, queste del sacchetto dei minestroni. In pratica sono soltanto verdure miste. Come fonte proteica, diciamo, vado ad aggiungere i ceci. Questi sono dei ceci già cotti che ho semplicemente scolato e li facciamo ingustosire insieme alle verdure. Aggiungiamo un filo d'olio e un pochino di sale. Adesso vado semplicemente a coprire con un coperchio e facciamo ammorbidire bene tutto. Le verdure sono praticamente pronte, io mi sono già messa sul fuoco un pochino di acqua, la dose necessaria per ammorbidire il couscous. Adesso aspetterò che si scaldi bene. Aggiungo un pochino di olio e vado a versare l'acqua calda. Do una mescolata veloce e adesso copro con un piatto e lascio riposare 5-7 minuti. Adesso andiamo a mettere il couscous dentro alle verdure. Volendo questo piatto lo potete fare anche freddo, ve lo potete portare a lavoro. Io oggi, siccome c'è un po' freddo, fuori è un gelo, preferisco mangiarlo caldo, ma vi assicuro che anche freddo a temperatura ambiente è buonissimo. E mescoliamo bene. Io insaporisco adesso con un pochino di spezie e un po' di salsa di soia. Merenda semplicissima con un pochino di mele cotte. Potrebbe sembrare uno di quei piatti che si mangiano soltanto quando si sta male. In realtà a me le mele cotte piacciono tantissimo. Non so a voi, ma a me davvero strapiacciono. E quindi le ho semplicemente sbollentate in un padellino con un pochino di uvetta. In un pentolino ho messo i pezzetti di mela, sono circa 2 mele piccoline. Vado ad aggiungere un cucchiaino di miele, aggiungo una spruzzata di limone, un pochino di uva sultanina e un goccino d'acqua. Accendiamo il fuoco e lasciamo cuocere finché l'acqua non si sarà assorbita e sia l'uvetta che le mele non si saranno ammorbidite bene.
Come vedete, l'acqua si è asciugata, io ho spento, ho tolto dal fuoco e questo è il risultato. Guardate che colori bellissimi. E questa è una di quelle cose semplicissime che però io adoro. Qua ci sta benissimo, anche un po' di cannella e un pochino di zenzero se vi piace. Per cena ho preparato questa zuppa, era la zuppa che avevo pronta in congelatore, comodissima, che avevamo preparato io e Federica insieme nel meal prep, l'ultimo meal prep che abbiamo fatto. È una zuppa di quinoa con tante verdure dentro, io ci ho aggiunto anche un po' di crostini di pane, è squisita, è davvero davvero ottima. Quindi la vado a mettere direttamente nella pentola. Aggiungo l'acqua, l'acqua va un pochino a occhio e adesso vado a mettere un goccino di olio, il fuoco è già acceso e aspetto che si scongeli. Sono appena tornata dalla palestra e ho messo subito a scaldare la zuppa, ci vogliono davvero pochissimi minuti. Prima mi sono dimenticata di dirvi che aveva cotto circa un'oretta, scusate, tutto quanto il fumo. E sì, dopo comunque in pochi minuti si riscalda di nuovo. Io ho aggiunto, per insaporirla ancora di più, un pochino di curry, il classico curry in polvere, questo è senza aglio e rimane un pochino più leggero, quindi mi piace un po' di più. Poi qualche fogliolina di basilico e ovviamente ho aggiustato di sale. Ragazzi, è squisita, corposa, nutriente, davvero davvero buona. E qua a fianco ho fatto due crostini di pane, questo è un pane integrale, l'ho fatti soprattutto per Giampaolo, non penso che io li aggiungerò alla zuppa perché già ha tante, tante cose dentro, ha la quinoa, insomma è bella nutriente, però a lui piacciono tantissimo, quindi gli ho fatto due crostini. Quindi sono pronto per mangiare in pochissimi minuti, la mia cena è pronta, è comodissimo anche perché sono le 10:30 passate, io ho ancora il cappello, sono entrata dentro casa e mi sono subito riscaldata la zuppa e ho fatto i crostini proprio in un attimo e davvero in 5 minuti la cena è pronta e averla già precedentemente avviata il pomeriggio, anche la sera, se dovete tornare a casa così tardi come me, è davvero comodissimo, così non vi mettete ai fornelli a quest'ora che è davvero improponibile e sicuramente siamo tutti quanti molto stanchi. La mia zuppetta è qua, io me la vado subito a mangiare. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!